Oggi alle ore 18:30 italiane ci sarà la conferenza stampa di Red Bull in cui rivelerà l'accordo ABA con la FIA e quindi la penalità che riceveranno per il budget cap sforato nel 2021. Vi dico già che la penalità è ingiusta. Infatti la penalità che si vocifera nel paddock è una riduzione delle ore in galleria del vento. Si parla di un 20 o 25% in meno delle ore di sviluppo col CFD. Sappiamo che le ore di base di sviluppo in galleria del vento sono 2000 ore. Se tu vinci il campionato costruttori, come nel caso di Red Bull, hai un 70% in meno, quindi 1400 ore, con un ulteriore 25% in meno si andrebbe sulle 1050 ore. E vedendola così uno potrebbe pensare, è un gran vantaggio per Ferrari e Mercedes, che già sono arrivate dietro nel campionato costruttori, quindi hanno più ore di base in sviluppo in galleria del vento. Infatti Mercedes per esempio ha un 14% in più di base su Red Bull. Ma attenzione che la gabola arriva ora. Infatti quest'anno, con lo sviluppo in galleria del vento, con macchine totalmente nuove rispetto all'anno scorso, lo sviluppo è stato all'incirca più della metà delle ore massime prestabilite. Quindi sostanzialmente tutti i team non hanno utilizzato la maggior parte delle ore che avevano a disposizione in galleria del vento, perché non avevano bisogno. E nonostante ciò hanno sviluppato delle macchine totalmente da zero con questo cambio di regolamento avvenuto quest'anno. Quindi immaginatevi per il 2023, che ci sarà solamente un'evoluzione del monoposto di quest'anno. Red Bull ha già sforato il budget cap l'anno scorso e ha già una monoposto dominante in questo momento. Immaginatevi quanto effettivamente va a intaccare le prestazioni di Red Bull in questo momento questa penalità. Ve lo dico io, zero. Non cambierà nulla, perché Red Bull è già forte dal punto di vista aerodinamico. Se vogliamo, i suoi problemi non sono di quella natura. Quindi è una penalità inaccettabile, perché non va a intaccare effettivamente le prestazioni della monoposto. Il comunicato FIA ufficiale dovrebbe essere emesso alle 16 ore italiane. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate dell'effettiva penalità ufficiale che riceverà la Red Bull sul budget cap. Siete d'accordo con questa sanzione, oppure pensate che ci vorrebbe una sanzione maggiore, ma che la FIA non la possa dare perché è sotto minaccia da Red Bull e quindi ha poco valore politico l'ente che regolamenta la Formula 1? Sono curioso di leggere e rispondere a tutti i vostri commenti. Dal mio punto di vista è una chiara dimostrazione che la FIA in questo momento è sotto scacco matto dalla Red Bull. E questo in uno sport è inaccettabile, perché non puoi andare a sanzionare in nessun modo i team se funziona così il sistema. Prima di continuare a analizzare la situazione di Red Bull sul budget cap e a fare il pre-GP di Messico, vi ricordo di lasciare un like per supportare la serie della Formula 1 che nessuno vi racconta. Esce un video ogni due giorni dove parliamo di un argomento di Formula 1. Vi ricordo anche di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun video. Vi ricordo anche Instagram qui sotto in descrizione, seguitemi perché lì pubblico contenuti esclusivi che non trovate qui su YouTube. Through the ages, Formula One's past shapes its future. Forged in a fight for superiority and supremacy. E molti di voi si staranno chiedendo in questo momento: ma Rastro, ma scusa, ma se Red Bull aveva rifiutato il patteggiamento ABA con la FIA, perché alla fine sono arrivati di nuovo a un patteggiamento? E questa è una bella domanda, perché la Red Bull inizialmente aveva rifiutato il patteggiamento della FIA. E io avevo detto in un video: strano, perché se tu vai a patteggiare ricevi anche una penalità minore, conviene alla Red Bull patteggiare. Anche se io mi dissocio da uno sport dove si può patteggiare una penalità. Ma la cosa più assurda è che Red Bull aveva rifiutato inizialmente il patteggiamento della FIA, la FIA ha modificato la penalità da assegnare e allora sono ritornati a un patteggiamento ulteriore. Quindi la Red Bull ha patteggiato due volte con la FIA per la sua penalità. E quindi vi ricordate quando avevano detto che se la Red Bull avesse rifiutato il patteggiamento con la FIA doveva andare in appello con la COSCAP Administration e riceve una penalità ulteriore? Beh, a quanto pare la FIA sta facendo di tutto per non far andare la Red Bull in tribunale, per trovare un patteggiamento che purtroppo in uno sport come la Formula 1 è previsto da regolamento. E questa è una falla enorme che ha la Formula 1 in questo momento, ovvero il poter patteggiare una sanzione. E quindi Red Bull ha potuto ripatteggiare con la FIA la sua penalità. La penalità non sarà per nulla grave, perché se l'hai patteggiata due volte vuol dire che la prima volta non ti andava bene. E quindi nella conferenza stampa di oggi Red Bull annuncerà che effettivamente ha sforato il budget cap di 1.8 milioni di dollari. Ormai la cifra sembra essere quasi sicura. E quindi Aston Martin ha sbagliato solamente la procedura di dichiarazione del budget cap. Red Bull ha sia infranto la procedura di dichiarazione del budget cap e in più ha fatto una minor over spend, quindi una spesa di minor conto, quella sotto il 5%. Lo so ragazzi, mi ero ripromesso di non tornare sull'argomento budget cap, ma questa news che arriverà oggi e verrà confermata alle 18:30 ore italiane è davvero scandalosa. Questo è uno degli scandali più grandi nella storia della Formula 1 sicuramente. E non penalizzare ora in maniera efficace Red Bull, andremo a vedere anche dei campionati futuri abbastanza falsati, perché Red Bull potrà tenere questo vantaggio accumulato illegalmente. E oltre alla riduzione delle ore in galleria del vento, per Red Bull arriverà anche una multa di 5 milioni
dollari, che ovviamente sarà ininfluente. E tanti di voi si chiederanno: sì, ok, Rastro, va bene, ci hai detto che questa è una penalità sbagliata per Red Bull, ma come sanzioneresti te Red Bull? Allora, innanzitutto c'è da dire che le ore in galleria del vento a disposizione vengono utilizzate nelle prime 50 settimane dal 1 gennaio 2023 in poi. E secondo me era molto più sensato andare a intervenire sanzionando il budget cap, quindi andando a ridurre cospicuamente il budget cap di Red Bull. Penso per esempio 5-10 volte in più rispetto alla cifra che hai sforato di budget cap, e volendo dando più soldi a disposizione a tutti gli altri team che non hanno sforato il budget cap, così da creare una grande differenza tra chi ha sforato e chi non ha sforato. In questo modo va a intaccare non tanto le ore di sviluppo, ma gli sviluppi che puoi effettivamente portare in pista, perché non hai soldi da investire per sviluppare la monoposto. Perché partiamo dal presupposto che una sanzione sportiva la Formula 1 non se la poteva permettere e non la poteva dare in nessun modo a Red Bull. E questo io sono abbastanza in disaccordo, però è la realtà dei fatti. Io avrei dato anche una squalifica sul campionato costruttori, però vabbè, fa niente. Allora, se non puoi dare una sanzione sportiva, vai a sanzionare tanto dal punto di vista finanziario, con una sanzione esemplare sul budget cap. Questa sarà la mia sanzione. Per Aston Martin invece ha fatto un errore procedurale nella dichiarazione del budget cap, arriverà solamente una multa. Fatta questa premessa iniziale sul budget cap, scusatemi, sono dilungato così tanto, ma ci tenevo a essere molto chiaro. Andiamo a fare il pre-GP di Messico, analizzare quale team può essere favorito e come sono le condizioni questo weekend. Parto col dire che la penalità Alonso è stata tolta ad Austin e quindi ritorna nella settima posizione originaria. Ma parliamo un po' del Messico. La pista è lunga 4.304 km. Ci sono 71 giri di gara. La distanza totale di gara di 305.354 km. Il giro record ha segnato Bottas in 1.17.774. Si portano le gomme C2, C3, C4. Come sappiamo, il circuito del Messico è situato a oltre 2200 metri di altitudine. Quindi l'aria, essendo così in alto il circuito, è molto rarefatta. Questo comporta che l'aria rarefatta permette di avere meno drag sul rettilineo, quindi meno incidenza dell'aria sulla monoposto, ma al tempo stesso limita di molto il carico aerodinamico. E proprio per questo motivo, nonostante il circuito predilige un assetto da medio carico, la maggior parte dei team andranno su un assetto di medio-alto carico. Devono quindi aumentare il carico aerodinamico della monoposto per cercare di sfruttarlo al massimo, essendo l'aria molto rarefatta. E non è un caso che con l'aria rarefatta sia raggiunta anche la velocità massima maggiore con una monoposto di Formula 1, ovvero 372,5 km/h. Una velocità spaventosa, che solo grazie alle condizioni in questo circuito con l'aria molto rarefatta e un rettilineo così lungo si è potuto realizzare questo record. Quindi il circuito del Messico, avendo il 20% in meno di densità dell'aria, predilige delle prese d'aria più grandi per cercare di sfogare di più l'aria calda all'interno del monoposto. Abbiamo già visto in Alpine delle prese d'aria, quelle presenti sulla zona del cofano motore, più grandi, essendoci meno trasferimento di calore, quindi ci vogliono prese d'aria più grandi, meno drag e downforce, come abbiamo detto anche prima, e questo potrebbe aiutare un po' Mercedes, ma al tempo stesso aiuta molto anche Red Bull. Le power unit che producono meno calore hanno un vantaggio comunque su questa pista, e turbo più grandi possono compensare l'aria così rarefatta in questa pista. Ma attenzione, che essendo un circuito di alto carico ma con tanti rettilini, tanti team dovranno cercare di trovare un compromesso tra la parte guidata e la parte di rettilineo. Abbiamo già visto le ali posteriori nei box, vediamo che Red Bull utilizza un'ala posteriore ad alto carico, molto più evidente rispetto agli altri team. E questo è un gran vantaggio per Red Bull, perché come diciamo sempre, riesce a utilizzare un'ala ad alto carico, andare forte sul rettilineo, soprattutto in zona DRS, e andare ancora più forte nella parte guidata. Abbiamo già visto che Ferrari ha invece un'ala a medio carico, questo perché Ferrari non può permettersi di utilizzare un'ala ad alto carico, perché è vero che la resistenza aerodinamica è ridotta qui in Messico, ma Ferrari perderebbe troppo sul rettilineo utilizzando un'ala ad alto carico, e quindi è costretto a utilizzare un'ala a medio carico. E un'altra preoccupazione che può arrivare per Ferrari è lo stress sui freni che ha questa pista, avendo tante frenate molto aggressive e una differenza di temperatura tra freno freddo e freno caldo molto ampia, e questo potrebbe andare a surriscaldare e quindi consumare di più anche le gomme anteriori. In generale lo stress sulle gomme è prevalentemente longitudinale e laterale, e l'asfalto non è tanto abrasivo, non c'è tanto grip, quindi la gomma non attacca più di tanto, e questo comporta che sì, c'è meno degrado effettivo, perché la gomma più attacca più hai anche degrado in gara, però non attaccando così tanto vai a scivolare molto con la gomma, e quindi comunque c'è degrado, perché la gomma più scivola più vai a degradarla, e può presentarsi anche un graining marcato, quindi attenzione a questa condizione soprattutto in ottica gara. Bellissimo anche il casco di Vettel con la dedica a Mateschitz, che è venuto a mancare settimana scorsa, uno dei pionieri nella Formula 1 moderna. Non sono stati approvati ancora i 5 generatori vortici presenti da ambo le parti sull'ala anteriore di Mercedes, che erano stati rifiutati inizialmente ad Austin e adesso ha preferito rimuoverli per evitare controversie, ma rimane l'attacco dell'end plate modificato come ad Austin. In
In generale mi aspetto una Red Bull che domina in gara, in qualifica più tirata con Ferrari. Attenzione a Mercedes, che potrebbe fare molto bene come passo gara in linea con Ferrari. E quindi mi aspetto Red Bull in lotta per la vittoria, Ferrari e Mercedes in lotta per il podio. Tra gli altri team mi aspetto un Alpine molto forte. Fatemi sapere nei commenti chi secondo voi è favorito qui in Messico. E ovviamente ditemi la vostra sulla penalità che ha ricevuto Red Bull da parte della FIA dopo il patteggiamento sul budget cap. Sono curioso di leggere e rispondere a tutti i vostri commenti. Vi ricordo come sempre di lasciare un like per supportare la serie La Formula 1 che nessuno vi racconta. Esce un video ogni 2 giorni dove parliamo di un argomento di Formula 1. Vi ricordo anche di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun video. Qui da Lastre è tutto, ci vediamo al prossimo video.